Signori e signori, buonasera e bentornati a Eder Production Isole Sparse, Renato De Paoli che vi parla. Anche stasera cominciamo la rassegna con Google News, con la notizia in prima pagina che è Sara indagata, la cugina Sabrina aiutò a nascondere il cadavere. Oggi è il giorno venerdì 15 ottobre 2010. Allora, vediamo un po' che la vicenda della povera Sara prende ancora il carattere di tragedia. Sabrina è interrogata dai carabinieri, lo dice Antenna Sud. Delitto Sara, anche Sabrina indagata e via. Però 3 ore fa, da Libero News, l'indagato numero uno è sempre Silvio Berlusconi a Roma. Stavolta gli hanno trovato che dovrebbe, è virgolettato, frode da 10 milioni. Il premier, il figlio, i dirigenti di Mediaset accusati di evasione fiscale riguardo i diritti TV, convocati per il 26 ottobre e via. I reati contestati al premier e Pier Silvio, frode da 10 milioni. Vediamo un po'. Mediaset, Berlusconi e il figlio indagati a Roma, tanto per cambiare. Lo dice AGI, Agenzia Giornalistica Italia. Invece abbiamo Rai Santoro fa ricorso all'arbitrato, blocca la sanzione. Santoro è potente, quello sì, riesce a fermare il mondo. Video anno zero, Michele Santoro canta la libertà di Giorgio Gaber. Santoro, Masi, è guerra totale, LiberoNews.it. Vabbè. Invece passando agli esteri abbiamo la procura in Olanda chiede la soluzione del leader islamofobo Wilder. Amsterdam. Chiediamo la soluzione. Il titolo di ansa.it è Olanda, pubblico ministero, Wilders non istiga a odio. Oppure Yule News, Olanda, parole di Wilders non istiga all'odio. Andiamo avanti, Medio Oriente, gara d'appalto per costruzioni a Gerusalemme Est, proteste de ANP, che sarebbe l'Associazione Nazionale Palestinese. Medio Oriente dice Israele sceglie gli insediamenti, addio pace, news notizie. Oppure quest'altro titolo di ADN Kronos, Medio Oriente, Erekat, Israele ha scelto gli insediamenti e non la pace. Avanti con le nuove costruzioni. Cile, accoglienza festosa a casa per i minatori soccorsi, se vedete abbiamo appena fatto un filmato, Eder Production Isole Sparse, Cile, abbiamo fatto vedere il filmato dell'ultimo minatore che è uscito dalla miniera, erano bloccati in questa miniera da agosto. Quindi anche in questo caso abbiamo visto una bella gara di solidarietà e di soccorso. Finalmente un soccorso finito bene. E allora il Cile è in prima pagina. I minatori sono salvati, sono tornati a casa, almeno tre, dice Virgilio.
Sicilia, minatori liberi, i primi tre tornano a casa, torneranno anche gli altri. Passiamo un po' all'economia, che abbiamo la bella Marcegaglia in testa qua a ansa.it 11 minuti fa, base PMI a Marcegaglia, non fermarti. Alla base la piccola e media impresa di Confindustria danno fiducia alla Emma, lo dice anche agenzia stampa ASC. Confindustria boccia piccola industria, vuole rivoluzione culturale. PMI boccia, chiediamo legge che dica no a condoni fiscali, agenzia oggi, aziende oggi, scusate. Andiamo avanti. Bernanke alle prese con i rischi di una politica monetaria espansiva, Milano Finanza. Banca Italia dice che abbiamo i consumi ancora deboli, la crescita dell'1%, crisi del lavoro, mi pare che sia poco da stare allegri, la crisi e i consumi ancora deboli. Vabbè, passiamo agli spettacoli, nozze segrete di Kate Moss, e poi abbiamo radio in sala d'attesa, il dentista dovrà pagare i diritti. Questa è nuova. Tribunale Civile di Milano ha condannato un dentista a versare i diritti discografici per la radio accesa in sala d'attesa. A intentare la causa è stata la SCF, Consorzio Fonografici, che gestisce in Italia radio accesa in sala d'aspetto, condannato il dentista. Il Secolo XIX lo dice anche. Copyright, dentista condannato per la radio accesa nel suo studio. Vabbè, terremo spente le radio. A volte bisogna leggere le sentenze per capire cosa hanno sentenziato. Siamo a 7 minuti. Granarolo, caso mozzarelle blu, il pubblico ministero chiede l'archiviazione. Inchiesta su mozzarelle blu a Torino, 10 indagati, ansa.it. Alimenti, Bologna, pubblico ministero chiede archiviazione, inchiesta su mozzarelle blu. No, non si capisce bene se sono indagati e andranno sotto processo o se è stato archiviato. Tra qualche giorno, se la notizia sarà ancora. Vediamo poi qui. Siamo vediamo un po' di ricapitolare un po' qualche notizia che è stata data. Export, import export da record ad agosto, lo dice la stampa. E poi il calcio, FIGC, richiesta serba della Serbia, mantenere comportamento responsabile. Va bene. Andiamo a vedere in Italia, caduto l'ultimo diaframma del tunnel del San Gottardo. Anche questo era una cosa degli anni 60 di fare il tunnel, stavolta siamo nel 2010, un bel tunnel. Siamo fuori dal tunnel, diceva la canzone. Alpi Elvetiche è una realtà all'interno del quartiere di Sedrun, il cantone dei Grigioni. San Gottardo, cade l'ultimo diaframma, lo dice anche il Secolo XIX. Crolla il diaframma del Gottardo, il tunnel più lungo del mondo, dice Virgilio.it. Invece abbiamo la scuola, protesta in tutta Italia, e vabbè, la stampa. Cobas in piazza contro la riforma Gelmini, tensioni a Napoli, lo dice il Sole 24 Ore. E poi scuola, protesta in tutta Italia, ANSA. Poi abbiamo mafia, vendo la questione morale è trasversale. Oh, questa mi pare finalmente che qualcuno dice una verità. Trasversale vuol dire che coinvolge tutti. Tutti i partiti, dice l'ADN Cronos da liberosnews.it,
tutti i partiti centro-sinistra, non può cavarsela guardando la trave nell'occhio del centro-destra, deve anche guardare la, insomma, la pagliuzza che ne ha nell'occhio, insomma. Cominciamo a togliere le prebende ai politici, le auto blu, togliere gli stipendi, vedrete quanto profitto avremo, quanto migliorerà l'economia, quanto staranno meglio le famiglie che non dovranno più pagare i politici. Cominciamo a tirare via i politici e poi cominciamo a abbassare dove avete alzato in questi 15 anni, vi siete fatti tutto un giro di copertura sotto i politici, hanno fatto tutta una copertura dove danno di quegli stipendi d'oro e poi c'è e poi c'è ci sono gli stipendi da fame. Va bene, andiamo a vedere le scienze e le tecnologie, così non ci pensiamo. Medal of Horror, preoccupazioni e proteste, vediamo di cosa si parla. Ah, è un videogioco, vabbè, questo. La Regione Lazio vieta Facebook ai dipendenti. Ambiente, Partito Democratico, soddisfazione per stop sacchetti di plastica. Il Partito Democratico è per lo stoppare i sacchetti di plastica. Siamo alla rivoluzione, ragazzi. Finalmente qualcuno ha esternato. Ci manca il grande esternatore, abbiamo il PD. Scontri Genova, FIGC, comportamenti, dichiarazioni responsabili. Qualificazioni Euro 2012, Capello è la mia ultima panchina. Oh, qua. Sembrava una foto dell'arena, invece la foto del Colosseo dopo 40 anni, visitabili, Terzo Anello e gli ipogei. Va bene, cari amici, l'Italia ritira la candidatura, niente europei del 2013. La federazione, con vivo rammarico, annuncia ufficialmente il ritiro della candidatura a organizzare l'evento. Non avevamo la certezza dell'impianto di Tor Vergata e mancavano gli sponsor a Roma. Niente europei 2013, no? Hola, rifiuta le cure perché testimone di Geova, appello per salvargli la vita. Se uno non vuole salvarsi la vita, è mica obbligatorio. Allarme, paura, capoterra e a Castidas. Unione Sarda, 10 ottobre 2010. Una bufera di pioggia e vento. Abbiamo un minuto ancora per dire questa notizia. Pedofilia. Se chi abusa è donna. Libero News dell'11 ottobre 2010, ci incuriosisce questa notizia. Donne pedofile perché conniventi col partner che abusa sui figli o esecutrici materiali di abusi sessuali. I casi di violenza da parte di figure femminili sono rari, ma esistono. Allora, anche questo su Libero News. E poi vediamo se c'è qualcos'altro. La guerra delle due rose, Maria De Filippi, tassista massacrato da una banda, bruciata la macchina, abbiamo detto. Va bene, cari amici, questa sera vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, e un buon sabato, e un buon venerdì, e anche una buona domenica a tutti voi. Ricordiamo che alla biblioteca comunale di Urbana, nel tempo della DEA, ci sarà la presentazione domenica all'auditorium alle ore 18 del 17 ottobre 2010. Vi invitiamo a essere tutti presenti. Va bene? Buona serata a tutti voi.